It goes on and on and on. Bambini, è proprio una bella giornata, abbiamo finito di pulire tutta la casa, fuori c'è il sole e è andato tutto dritto sicuramente, non litigate. Cosa possiamo fare oggi per far diventare questa giornata ancora più bella? Una merenda, cosa dite? Tanto penso che non ci sia nulla che può rovinarci la giornata, è partita davvero bene, quindi andiamo a prendere i merendini. Ma chi è adesso che ci interrompe l'ora pappa? Non aspettavamo visita, vero Auri? Non doveva venire nessuno a trovarci. Papà sta lavorando. Andiamo a vedere chi è. Dai, dopo facciamo merenda. Conciata, non hai più il bastone, hai una stecca senza scarpe, ma da dove arrivi? Oh, mi lascia stare, sei grandito, sempre sopra le nuvole. Comunque, questo è il mio nuovo bastone, l'ho preso più lungo perché faccio tanta strada durante la giornata, quindi mi metto anche sotto il braccetto e mi appoggio ogni tanto. E qua dentro ci sono solo le mutandine, perché adesso ho due o tre paia di mutandine. No, nonna, non puoi dormire qua, cioè dove dormi? Non c'è spazio, abbiamo una stanza sola. E poi come hai fatto a trovarci? Scusa, non ti abbiamo dato il nostro nuovo indirizzo. Poi adesso Lola anche cammina, tu non è cattiveria ma non ci vedi tanto, rischi di pestarla, quindi troviamo un alloggio qua vicino se vuoi. Vieni, amore, so che ti chiami Aurora, ma per la nonna sei Gianna. Ecco Gianna, è cresciuta, vero? Non te la ricordavi così grande e paffutella? Oh, Gianna! Madonna, ma quanto sei grassa! Cosa hai dato da mangiare sta bambina? Panettoni? Mamma mia, ma se la comunque fammi sedere in ruina, ho sempre problemi da sciatti, cassai! Sì, ma nonna, non possiamo farla vedere, è un segreto ancora questa casa, dobbiamo fare un home tour per i nostri fan, quindi non possiamo assolutamente spoilerarla. Comunque senti che Aurora piange, tu arrivi sempre nei momenti meno opportuni, perché noi stavamo per fare merenda, quindi non dobbiamo andare a fare merenda, se vuoi vieni con noi e vedi cosa mangia Auri e non mangia panettoni. A trovarci e ci hai interrotto, facciamo che la merenda questa volta la dai tu all'Aurora. Io ti spiegherò dove sono le cose e tu seguirai le mie indicazioni. Quando Aurora fa così vuol dire che ha fame, quindi devi fare veloce, mi raccomando. Quindi adesso dai la merenda a tua nipote. Amore, secondo te non ce la farà darti la merenda o ti darà qualcosa di sbagliato? Io sono qua, quindi stai tranquilla che tu mangi la tua merenda al cioccolato come di routine. No, niente! Amore, scusa! Oh, ok! Cos'è sta roba? Un tappeto! Guarda piano, Aurora! Gianna! Cosa fai per te? Ancora che hai visto di essere un cane! Ascolta, oh, ok! La del frigo ci dovrebbe essere una merenda di Aurora! Aurora, merenda! È davanti a te, nonna, la vedo anch'io! Oh, davanti a me! No, sopra! Oh, Gianna! Inizi presto! No, no, nonna, non sono quelle, non... Sono quelle davanti a te, sono qui. Oh,
cucchiaino. Qua cucchiaino, Gianna! Prendi il mio cucchiaino! Primo cassettino, nonna. Primo cassettino. No, quello. Ah, io sono quasi zotti, mia amica! No, nonna, non è quello. Ah, no, no, no. Primo cassettino. Stai zitto, Gianna. Stai zitto. Ha visto che la merenda, guarda. Nonna, io te la siedo qua, vieni amore mio. Adesso la mamma ti darà la tua merenda, sai, guarda. Io ti siedo. Amore, lo so che l'hai vista, lo so. Ascoltami, tu cerca di centrare bene il cucchiaino, perché la nonna non so dove ti metterà la merenda, capito? Quindi tu concentrati, io ti preparo solamente. Ti darà la nonna, speriamo ci riesca. Nonna, Aurora è pronta! Oh, già, sono venuti dalla mamma, già! Perché fai il pesce con me? Nonna, vuole la merenda? Allora, stai qua, Gianna, non mi pesci di campare, ora! È un crinkato, è il pesce! È una merenda al cioccolato, allora la piace molto. Oh, vieni, Gianna, no, Gianna! No, Gianna! Nonna! No! Nonna, non vuole, nonna, Gianna! Stai sporcando tu. Ti esplodi come un cane, Gianna, però, Oh, Gianna. No, ma no, non è la merenda, devi pulire il latte di cucchiaini. Ma la mattina sta bambina, si è sporcata tutta. No, no, no. Oddio. Oh, Gianna, cade tutto qua. Oh. Amore, ma come sei ridotto la mamma. Oh, Gianna, mi sembra da bambino, Gianna. Sì, ma nonna, potevi tagliare un po' meglio. Cambiare gli occhiali. Oh, sono il top delle ricche, ho comprato 36 anni fa, sono ancora nuovi, ho ancora l'etichetta dietro. Nonna, adesso che hai dato la merenda ad Aurora, quindi abbiamo un po' più di tempo, perché lei è tranquilla. Sì, amore, glielo chiedo io. Non è che ci mostri cosa c'è dentro la tua valigetta, anche perché quando i nonni vanno a trovare i nipoti, normalmente c'è sempre qualcosa per loro. Quindi, ce la mostri. Ci mancava solo l'attacco di pancia della nonna, ne ha sempre una quando viene qua. Comunque, voi cosa dite? La facciamo restare o la mandiamo via, la cacciamo la nonna? Fatecelo sapere qua nei commenti, ma soprattutto, se la nonna resta qui a casa con noi, dove cavolo la mettiamo a dormire? Dobbiamo creargli un posto, dobbiamo fargli una stanza appartata. Bah, Aurora, tu cosa ne pensi? Voi fatecelo sapere di nuovo qua sotto nei commenti. Vedremo cosa potremo fare. Noi ci aggiorniamo in un prossimo video con la nonnina. Ciao!